Abbiamo dei problemi sulla fascia destra, abbiamo dei problemi sul terzino sinistro, abbiamo dei problemi davanti, tutti lo vedono, e di conseguenza abbiamo anche dei problemi al centrocampo dove ci mancano degli incontristi. E questo per una squadra che punta a grandi livelli sicuramente è un handicap. Spero che non andremo con altre preoccupazioni ad affrontare le ultime partite del campionato. Posso smentire nel modo più assoluto che ci siano iniziative tese a iniziare trattative per la cessione della società da parte del presidente Pellegrini. Adesso anche la società ha dei problemi, non riesce a trasmettere tranquillità alla squadra, anche se il presidente sta facendo degli sforzi enormi e questo è apprezzabilissimo da parte nostra, però credo che la tranquillità è importante. Abbiamo una Coppa UEFA da giocarci, speriamo che i giocatori riescano a ritrovare uno stimolo che d'altra parte è doveroso per poter concludere bene la competizione europea. Il veterano Ferri e i vicepresidenti Prisco e Tavecchio al microfono di Marco Civoli hanno riassunto bene il tragico momento del club nerazzurro. Il licenziamento di Bagnoli, le inutili speranze affidate a Bergkamp, trasformatosi in pochi mesi da stoccatore in stoccafisso, lo scollamento della squadra vanamente affidata a Marini sono alcuni dei passi falsi fatti recentemente. La verità è che la formazione di quest'anno è figlia di una serie di errori e di equivoci. Ricordate l'ondata di stranieri prima acquistati e poi buttati via? E tutti gli allenatori e direttori sportivi, direttori generali ingaggiati e successivamente messi alla porta? Per cambiar corso l'Inter deve restaurare tutto un ambiente più che operare dei ritocchi. In queste ore Pellegrini, invitato da stampa e tifosi a togliere il disturbo, pare che stia concludendo con Ottavio Bianchi, cui spetterebbe il compito di risollevare le sorti dell'Inter. Adesso la Coppa UEFA è l'unico appiglio nerazzurro, ma il Cagliari, che sarà privo di Herrera e Moriero, ha dimostrato di saperci fare con gli avversari italiani.